Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Tifiamo Juventus. Allora, dopo la partita di ieri sera di Champions League tra il Manchester City e il Real Madrid, ci sono alcune cose da dire e delle considerazioni da fare. Ma sarò molto breve, anche perché ci sono due punti importanti. La prima, che Guardiola sarà un bravissimo allenatore, propositivo, di cui la società Manchester City ha creduto in questi ultimi 5-6 anni. Ha investito una barca di soldi, ha raggiunto diverse volte le finali, ma non le ha mai vinte. Cambiamo lato. Il Real Madrid nel 2020 non fa nessun investimento, non compra nessuno, quindi rimane a un mercato zero. Prende Ancelotti, il famoso di 3 anni. Ancelotti lo conosciamo benissimo come lavora e che tipo di traguardi ha sempre raggiunto sia in campionato che in Champions League. Infatti quest'anno ha vinto lo scudetto in Spagna. E ieri sera si è dimostrato che il gioco, come tanta gente sta criticando, il metodo italiano, come può anche essere anche Allegri, il gioco italiano di Ancelotti cosa ha portato? Ha portato la squadra Real Madrid in finale. Non è nessuna autocritica, non è nessuna critica nei confronti di quelli che sono contro Allegri, ci mancherebbe, però questa è la dimostrazione che il calcio è anche questo. È inutile che facciamo tutti gli allenatori in Italia, critichiamo tutti, siamo tutti bravi a fare allenatori, ma alla fine quello che conta è il campo, che sia Guardiola, che sia Klopp, che sia Ancelotti. È relativo, ci sono i giocatori in campo. E se i giocatori in campo, ma che giocatori in campo, non hanno la voglia o la volontà di mangiare l'erba, ci possono essere qualsiasi tipo di allenatore, in questo caso mi faccio riferimento a Juventus, ma non si va avanti. Alla prossima e come sempre, forza Juve!